Intanto diamo il benvenuto con un applauso al nostro Presidente della Regione, che ha mantenuto insieme al suo braccio operativo il dottore Maurizio Croce, dove un altro, eccolo qui, un altro impegno con la città di Messina. Come ho avuto modo di dire, Presidente, questo è il terzo cantiere importante che in 15 mesi apriamo, il porto di Tremestieri, che era giudicato ma bloccato da alcune occupazioni abusive e vedeva da qualche anno l'inerzia, e siamo riusciti a sbloccarlo, la via Don Blasco, che con l'assessore Falcone siamo riusciti a far partire, e ora finalmente anche questo intervento importante che vede un'arteria fondamentale per quelli che sono gli interventi a monte di riqualificazione che si stanno facendo. Devo sottolineare che la città di Messina oggi non è nell'agenda del governo semplicemente perché c'è una simpatia da parte del Presidente della Regione, quella c'è per tutte le città della Sicilia, e in questo devo dire che è sempre stato sobrio nei suoi atteggiamenti, ma mi permetto di sottolineare, oggi c'è da parte della città di Messina una predisposizione radicalmente diversa e di grande discontinuità rispetto al passato. C'è una città che ha reagito, si è rimboccata le maniche e soprattutto sta cercando di recuperare il tempo perduto, e come si dice in questi casi, che è sicuramente l'elemento più importante che caratterizza questa azione, aiutati che Dio t'aiuta. In questo caso, calata a quelle che sono le figure istituzionali, ma in questo il Presidente della Regione è sempre stato chiaro, muovetevi che il governo attenzionerà quelle che sono le dinamiche positive di un territorio. Questo è proprio ciò che caratterizza anche questo momento. Al di là ora di quella che era un breve ringraziamento che per noi era doveroso, diamo la parola, dove? Ecco qua il nostro padre, venga qui, padre Alessandro, e iniziamo questo momento con una breve preghiera e poi completiamo con un brindisi augurale per tutti noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi la Chiesa ci ricorda un grande santo, San Giovanni Paolo II. E iniziare, credo, oggi questo momento invocando la sua presenza credo sia importante per due motivi. Lui ripeteva sempre due frasi: di non avere paura e di vivere nella speranza. E se mi permettete, come parroco di Biscolto e Cataratti, dico che questi due territori hanno bisogno di tanta speranza, che voi ci dovete aiutare ad alimentare, coraggio e soprattutto di non avere paura. Con una città di Messina sta reagendo, anche Biscolto e Cataratti devono reagire a una situazione in cui ci troviamo in grandi difficoltà, e questo è solo l'inizio. Questo non è la fine, questo è l'inizio di un qualcosa di unico per questi due territori. Allora invochiamo la presenza di Dio, invochiamo l'intercessione di San Giovanni Paolo II e diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, preghiamo. Dio onnipotente, Padre di misericordia, che tutto hai creato per mezzo del tuo Figlio e hai fatto di lui il fondamento incrollabile del tuo regno, benedici l'opera che intraprendiamo a gloria del tuo nome e per il bene di Messina, per il bene di Biscolto e Cataratti, per il bene della nostra città, fa che cresca di giorno in giorno con l'aiuto della tua provvidenza fino alla piena realizzazione. Per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. E Signore Dio onnipotente, benedica ciascuno di noi, quest'opera e tutto questo territorio, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E se permettete, forza Messina, viva Messina, Visconte e Cataratti. Consentitemi di rivolgere un sincero saluto a tutti voi, ai colleghi della stampa, al sindaco che con tanta passione e tenacia ha condiviso questo progetto della struttura contro il dissesto idrogeologico, di cui sono commissario e di cui è direttore Maurizio Croce, che ha
fra mille difetti, ha anche il pregio di lavorare con altrettanta tenacia, perché lui diventa l'obiettivo di tutti naturalmente, e quindi è normale, ma tu voti non ne devi cercare, quindi sei a posto, non vivi di consenso, ecco. A parte le battute, stiamo lavorando di grande lena. Questo lavoro doveva essere fatto 20-30 anni fa, quando una discutibile pianificazione urbanistica fece quello che poi è stato fatto e che rischia di mettere a serio repentaglio tutta l'area. Noi stiamo procedendo con un impegno di circa 16 milioni di euro, non è il primo, come bene ha detto il sindaco, diversi cantieri della città portano la firma della sinergia fra regione e comune o città metropolitana. Avremo presto la possibilità di riqualificare l'ex ospedale Regina Margherita, un padiglione diventerà sede della soprintendenza, altri due padiglioni diventeranno sede del polo museale. La chiesa della Badiazza sarà finalmente restaurata, già sono cominciati i lavori di ricognizione della vulnerabilità sismica, daremo l'incarico il prossimo mese al progettista e poi tante altre iniziative per completare con la chiusura del più vergognoso fra i capitoli della storia del Novecento di Messina, che è quello delle baracche, vicenda per la quale il Parlamento ha approvato una norma che ha consentito la costituzione dell'agenzia. L'agenzia sta lavorando di buona lena sotto la pressione del sindaco e con l'occhiuta attenzione della regione. Abbiamo già assicurato la prima risorsa, daremo le altre risorse necessarie, ma questo capitolo delle baracche deve essere definitivamente chiuso. Ecco, io credo che non stiamo assolutamente regalando nulla a Messina, stiamo restituendo alla città dello Stretto quello che per tanto tempo le era stato negato e tolto. Quindi voi non dovete ringraziarci, non dovete ringraziare il Presidente della Regione, semmai sono io a dovervi chiedere scusa anche per chi mi ha preceduto, perché quello che stiamo facendo adesso poteva essere fatto 20 anni fa, 30 anni fa, e non è stato fatto. Auguri a tutti, viva Messina, come dice il Reverendo Parroco, viva la Sicilia, me lo lasci dire, perché siamo tutti 5 milioni, comunità di una terra che non chiede elemosina ma soltanto pari opportunità.